Dopo la pausa di una settimana, nel prossimo weekend si ritorna a giocare nel campionato di Serie B2 di pallavolo femminile. La Sea Paragona sabato 2 febbraio sfiderà in casa la Palanicosia di Agrigento la Nemesi Castellammare di Stabia per la prima di ritorno nel girone I. La gara di andata si concluse 3-0 per le aragonesi. Le campane occupano l'ottavo posto in classifica con 18 punti. Sono virtualmente salve e potranno dunque giocare senza l'assillo della vittoria ad ogni costo. Per la Sea Paragona invece, vice capolista del girone, i 3 punti ed il 3-0 sono obbligatori per continuare a mettere pressione alla prima della classe, Santa Teresa di Riva, in attesa dello scontro diretto in programma il prossimo 16 febbraio ad Agrigento. Servirà dunque la più totale concentrazione ed una grande determinazione sotto rete per portare a casa la vittoria con il massimo scarto. Coach Collavini potrebbe recuperare Bicchieri e Baruffi, mentre tutte le altre sono in ottime condizioni fisiche. La squadra da oggi riprende a pieno regime gli allenamenti per arrivare al top della forma fisica nella sfida di sabato. Il match contro la Nemesi Stabia inizierà alle ore 15.30. Intanto la società, con in testa il presidente Rino Di Giacomo, piazza un altro importante colpo di promozione e marketing. Si tratta dell'album delle figurine della Pallavolo Aragona Sporting Club Maccalub, terza edizione in distribuzione per il secondo anno consecutivo. All'interno della raccolta saranno inserite le immagini di tutti i dirigenti, del main sponsor e dei collaboratori della grande famiglia della SEAP Pallavolo Aragona. E poi ancora gli allenatori, lo staff medico, le atlete della prima squadra e di tutto il settore giovanile dell'SD Sporting Club Maccalub Pallavolo Aragona. Centinaia di figurine che saranno distribuite all'interno di apposite bustine che potranno essere acquistate insieme all'album ufficiale presso le edicole Zammuto e Galluzzo in via La Rosa ad Aragona.